Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo qua sarà il video dei miei regali di Natale che mi avete super richiesto. Vi avevo promesso che ve l'avrei fatto, quindi sono qua a farvelo. Allora, premetto che non dirò questo qua me l'ha regalato lei, questo qua me l'ha regalato lui. No, perché insomma non mi sembra, non proprio educato, però non bello da dire. A parte una persona che ci tiene che io dica che me l'ha regalato lei. E parto proprio dal suo regalo, dai suoi regali. Allora, il primo è questo qua, che sarebbe un portacannucce. Allora, solo io posso donare una cosa del genere. Mi piace perché è in stile Tumblr, vintage, e in pratica voi alzate. Ci sono, che si alza le cannucce. Allora, le cannucce sono incorporate nel contenitore, quindi non serve che le comprate. Ci stanno di varie misure, quindi quando le finite potete tranquillamente andare al supermercato a comprarne altre e mettercele dentro. E è così, e si prende al negozio casa, ve lo dico perché insomma c'ero anche io quando l'ho comprato, quindi so dove è reperibile. E quindi questo qua. Poi sempre lei, che si chiama Vittoria, mi ha regalato questi tre contenitori, più simili a quelli che usano i laboratori per fare esperimenti o cose del genere. Hanno per chiusura il tappo di sughero e hanno dei puntini, dei pois, e di vari colori diversi. C'erano solo queste tre tonalità, ovvero rosa salmone, blu e verde acqua un po' più chiaro. E io ci ho messo dentro varie cosine che uso per fare DIY, come questi cuoricini e queste stelline. E dopo magari ve li zoom, perché non credo che si veda proprio benissimo. Poi proseguendo c'è il libro di After, ed è il quinto, perché il primo, il secondo, il terzo e il quarto non me li ha regalati a Natale. E quindi è questo qua, e mi piace tantissimo, è l'ultimo libro, poi forse c'è Before, ma non lo so benissimo con certezza. Comunque è il quinto della serie After e è bellissimo, ve lo consiglio, vi consiglio la saga perché è davvero molto molto bella. E quindi questo qua, che credo che conoscerete in tutte e anche in tutti, perché è il libro più famoso in circolazione in questo periodo. Poi c'è questo normalissimo mascara della Deborah Milano, ed è il Divine Volume Curves. Allora, l'ho provato e devo dire che è davvero fantastico, quindi ve lo consiglio se magari dovete prendere un mascara. Questo qua è davvero ottimo. Poi c'è questo libricino, questo quaderno, chiamiamolo così, che è di Orieste, e c'è qua in grande questa macchina da scrivere con questi qua che insomma la incorniciano, oro, e anche la scritta che c'è sul foglio della della macchina da scrivere è di colore oro, c'è scritto Write, e anche i bordi di questo quaderno sono dello stesso colore, ovvero oro, dei qua davanti. E anche dietro c'è la stessa macchina da scrivere, ma un po' più piccola. E appunto è di OVS. Poi c'è questa tazza bellissima di Minions, che è così tutta gialla, sia fuori che dentro. E ha poi questo volto di questo Minion, che è quello che ha due occhi. Poi una persona mi ha dato un budget da spendere a Tiger. Io ci ho comprato quattro cosine. Ovvero questo portaprofumo che è molto carino, molto vintage anche questo, che ha il puff. Poi voi appunto schiacciate il puff e esce il profumo. E il profumo non è insieme al contenitore, ma potete metterci quello che volete, quindi ve lo danno vuoto. E la boccetta è fatta di questa specie di uno stampa, non so come definirla, comunque tridimensionale. Ed è così viola. Poi sempre di Tiger c'è questa calcolatrice che trovo davvero carinissima, che insomma è una delle cose utili che ho preso. E ha questa fantasia tipo stile muro rosa, e insomma è così, voi la scegliete. Poi vabbè, una semplice calcolatrice, questa è la cosa più inutile che ho preso, ovvero questa mollettona gigante, è davvero enorme, più grande tipo della mia mano, è così bianca, c'erano anche di vari colori pastello. Io l'ho presa così bianca e credo che sia per mettere foto, post-it, varie cose. Io intanto la tengo lì per bellezza, per fare un po' arredamento. Poi magari ci metterò quando inizia la scuola, post-it, cose varie che devo fare. Comunque è fatta così. Poi sempre appunto in questo negozio ho preso questa forbice che trovo carinissima. E ha tutti questi brillantini argento. E tutte queste cose comunque costavano sui 2-3 euro, non di più. E insomma, quindi questa forbice qua.
Poi c'è questo smalto che si chiama 3-in-1 Matte, che avete già visto, no, non l'avete già visto perché il video devo ancora caricarlo. Comunque questo, oddio, comunque è questo qua che rende tutti gli smalti lucidi, opachi. E l'ho usato anche per fare questa nail art, quindi ho reso il rosso e il bianco qua da questa parte matte. Funziona benissimo e costa sui 3,90€. Allora, in origine era trasparente, solo che ha preso un po' di colore del rosso, comunque funziona lo stesso. Ho regalato il gel, che sarebbe non così rosso, ma sarebbe con il French, quindi con la lunetta bianca. E se mi seguite su Instagram avete già visto varie foto. E quindi il gel. Poi per Santa Lucia, chiamiamola così, mi hanno regalato questo... è storto. Questo brucia essenze, e io ci ho messo una candela che non è della Yankee Candle, è una candela che era incorporata insomma nella confezione, e sa di cocco. Comunque c'è scritto relax, have a got time, e sarebbe del negozio casa. E poi qua c'è la candela che brucia, poi la candela insomma che mettete sopra, che volete fare, qui volete fare profumare la stanza, l'ambiente. Poi, in pratica, l'avete già visto, ovvero Stitch, e sarebbe il regalo anticipato che mi hanno fatto. Comunque, fatto così, è della Disney, credo che ormai tantissimo lo conoscerete, sia se guardate i miei video, perché c'è quasi sempre, sia perché comunque è un peluche abbastanza famoso della Disney, e quindi Stitch. E poi, rimanendo sempre a tema peluche, c'è questo Minions, che è carinissimo, e ci tengo a dire che me l'ha regalato mio papà perché lui si fa chiamare il re, e in pratica è questo Minion alla corona da re. E è quello con due occhi, fatto così. Non è enorme, cioè Stitch è enorme e questo qua non è proprio grandissimo, perché sennò tipo la mia stanza sarebbe stata in base alla peluche. Comunque fatto così, e se potete trovarlo in vari negozi di giocattoli, credo che ci sia ancora insomma anche in tutta Italia da prendere. Ha un occhio marrone e uno verde. Poi ci sono queste scarpe che sono fatte così, sono di prima nonna, e nere, abbastanza semplici, con qua l'elastico, non hanno cerniere né niente, quindi insomma voi le infilate, e sono un 38 perché io ho il 38, e comunque sono comodissime, non so il prezzo, so solo che sono di prima donna, e quindi queste qua. Poi mio fratello mi ha regalato una felpa della Vans che avete visto nel Christmas tag, se l'avete visto, comunque quella semplice bianca maniche corte con la scritta qua Vans, e non ce l'ho da farvi vedere perché è da lavare e l'ho usata tipo non so quanto, perché mi piace davvero tantissimo, quindi grazie e al video, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così mettetemi un bel like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Link in descrizione di tutti i miei social su cui se volete potete seguirmi. E grazie mille di aver visto il video e io vi auguro un buon compleanno perché Natale ormai è passato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!